Oh! No, 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 ragazzi, che chi è? Che cosa sta succedendo? Ma chi è? Oh, ma chi è? Chi è che sta ridendo? Ma cos'è? Ma sono appena entrato in questo mondo e sta già succedendo qualcosa di strano. Allora, ragazzi, purtroppo in questo mondo i fiori evidentemente ridono. Cioè, praticamente, purtroppo, c'è questa leggenda dei fiori che ridono e che poi danno effetti molto, molto negativi. Infatti le persone sono molto spaventati per questi fiori che ridono, ma letteralmente. Non è che solo sorridono, che hanno la faccia che sorridono, ma proprio ridono tantissimo. Oh mio Dio, che paura. Allora, noi siamo in questo mondo pieno di fiori, tra l'altro, che voglio dire, ma vi sembra normale? Cioè, dice qua, crea ogni due fiori insieme. Va bene, li creerò. Qua abbiamo la bici e siamo dentro un quartiere che peraltro è pieno di fiori. Allora, normalmente, noi andiamo da queste parti, insomma, ci sono tutte le costruzioni. Qua ci sono molti più fiori del comune e questa cosa è molto inquietante, anche perché purtroppo fanno questi versi stranissimi. Ecco, sentite! Stanno continuando a sorridere! A ridere, anzi, altro che sorridere. No, per favore, ho paura! Aiuto! Ma perché deve essere sempre così questi mondi maledetti? Beh, comunque non vi ho fatto vedere le mie abilità, che in realtà è abbastanza semplice. Io posso modificare questi fiori con tutti questi oggetti che ho in mano. Peraltro anche due, appunto, fiori che posso posizionare per terra. E facendo così li riprendo. Però praticamente, appunto, metto questo fiore qua. Poi dopo posso, ad esempio, girarlo, no? E posso allestirlo, ecco, certo, sì. Ah no, ok, così posso girarlo, vedete? E così posso allestire tipo il mio negozio di fiori. Ma evidentemente questi fiori la gente non lo sa, purtroppo, che vive in questi posti. Ma questi fiori, peraltro, sono stati avvistati in un villaggio praticamente nella vita reale. Un po' come questo posto che stiamo vivendo qua. E praticamente questi fiori appunto ridono. Ma le persone non lo sanno. O comunque sentono a volte dei sorrisi, delle cose. Ma comunque non sanno che è pericoloso. Questo, a quanto sembra, è il mio furgone. Se non mi scordo, cioè se non mi ricordo male, è questa la mia casa. Quindi, appunto, io direi di entrare qui dentro e di iniziare ad allestire questo posto pieno di fiori. Allora, qui, ragazzi, abbiamo tutta una serie di cose che potrebbero esserci utili per costruire. Tipo, abbiamo il tavolino, abbiamo le cose. Peraltro, scusate un attimo, ma io posso entrare in qualsiasi casa? Ecco, questo mi sa che è pure il mio garage in realtà. Perché, sì, vedete, questo è proprio il mio garage, fa proprio parte della mia casa. Peraltro qua io posso andare nelle case degli altri e rubare i fiori. Ma io non so perché dovrei farlo, perché in realtà odio tutti questi fiori. Vedete, sono semplici case normalissime, non è che ci sia chissà cosa. In realtà sono io quello che vende i fiori, a quanto pare, quindi sono io il pazzo. Ecco, sta arrivando notte, quindi non so che cosa sta per succedere. Ho paura, perché ho paura che appunto possano succedere cose brutte. Mettiamo il nostro stand qua. No, stanno di nuovo sorridendo. No, 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 me ne vado via. Andiamo a dormire. Oddio. Ho paura. Cioè, non so se mettermi a dormire o no. Tra l'altro cosa... Perché ho messo il tavolo qua, tipo? È un cartello questo, possiamo utilizzarlo. Noi dobbiamo vendere questi fiori, non possiamo dire alla gente di non prenderli. Anche perché non li voglio io. Ho sentito... Cos'è? Chi è quello? No, 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 Fer, cosa sto facendo? Avete visto? Fuori dalla finestra. Tornate indietro con il video per vedere fuori dalla finestra, perché c'era qualcuno. Mi pare, oddio, quella bici mi spaventa sempre. No, ragazzi? No. No, perché non vedo niente. No, 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 lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. No, ti prego. No, ti prego, no, ti prego, no, ti prego. Cosa faccio? Cosa faccio? Peraltro, ho due effetti. No, sta di nuovo ridendo. Ho due effetti, ragazzi. No! Ti prego, no, vai via, chi è che sta facendo questa risata? No, 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 per favore, no, no, sono pieno, no, 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 ragazzi, non vedo niente, oh, mi sta venendo una paura. No, basta fiori, vi prego, basta fiori, ah, aiuto, è pieno di fiori, vi prego, basta, basta, andiamocene via da questa casa maledetta, accidenti, no, 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 via, 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 andiamo nella casa di questo signore, non c'erano fiori qua, non c'erano fiori. Non c'erano fiori, giusto? Non c'erano, quindi va bene qua. Mi ricordo che non c'erano i fiori qua. Giusto o no? Perché a me non sembrava che ci fossero dei fiori. Basta, ti prego, basta, basta, basta. Quanta caspita di cecità c'è, assurdo. Che peraltro sta pure finendo, mi pare. Io non vorrei che tipo adesso arrivi qualcuno e mi ammazzi perché sono entrato in casa sua.
Oppure perché magari i fiori sono arrabbiati. Ok, è finito tutto. Ok, quindi quando ci siamo distanziati dalla nostra casa piena di fiori, è finito tutto l'effetto. Ok, questo vuol dire solo una cosa. Vuol dire via dai fiori. Non avviciniamoci mai più ai fiori che ci sono qua. Peraltro possiamo anche distruggere queste cose. Allora, mi dispiace per il signore, per la sua casa, no? Ma tanto in realtà noi, cioè, non mi sembra che ci sia nessuno in realtà in questa casa, ma in generale nel villaggio, a quanto mi sembra di vedere. Perché mi sembra proprio vuoto. Cioè, ci sono io che vivo nella casa maledetta dei fiori maledetti. A parte, ma ragazzi, è possibile che non ci sia anima viva tranne quello? Ma, lì, avete visto? Lì, in casa mia. Ah, ok, è solo una mucca. Che caspita ci fa una mucca in casa mia? Ma che cacchio vuol dire? Non c'è nessuno in tutta il vicinato, in tutto il quartiere, ma ci deve essere una mucca e un villager molto strano in casa mia. Allora, io direi di correre velocemente a dormire e subito, appunto, far diventare giorno, perché sennò qua arrivano di nuovo gli effetti strani. Sta di nuovo ridendo qualcuno. No, ti prego, basta. Ti prego, basta. No, non posso dormire. No, non posso dormire. Non posso dormire. Via, 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 prima che arrivino di nuovo gli effetti. Prendo il letto. Un letto normale, tipo. Da qualche parte ci sarà il letto normale, tipo questo. Va bene questo. Ok. Chiudo la porta perché comunque è casa mia. Non vorrei mai che, tipo, ok. Via, 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 via. Perfetto, 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 perfetto. Perfetto. Ok, mi distanzio da casa mia per un secondo. Via. Ok. Allora, questo che cacchio è? Non si apre, va bene, non importa. È un'altra casa anche questa, appunto. Eh sì, però qua comunque non ci sono fiori, quindi bene. Andiamo sempre dove non ci sono fiori. Prima eravamo entrati in un posto dove anche l'altra casa era piena di fiori, no? Quindi vuol dire che ci sono dei fiori, cioè diciamo dei posti con i fiori o posti senza fiori. Adesso so che tipo la parola del video è appunto fiori, ma devo dirla per forza perché è questo il discorso. No, no, via, via, no, distruggiamo. No, raga, non va bene, non possiamo stare in questo posto dove ci sono tutte ste robe. Via, basta, vi prego, togliete. È pieno di vasi, basta. Oh mio Dio, è un incubo. Scendiamo al piano di sotto. E comunque non si può dormire. Abbiamo sto letto, ma è inutile. È totalmente inutile, non si può dormire. Magari ci serve il letto normale di Minecraft. Può essere. Va bene, allora basta, fiori. Questa è la costruzione di un fiore. Ma cos'è? Ma ragazzi, ma sono ossessionati dai fiori in sto villaggio. Ma questa è la... Ma cos'è? Venerano i fiori. Basta, fiori. No, mi li sto pure calpestando, basta! Oddio! Maiali pure, va bene. Allora, questo posto, questa casa, non nasconde dei fiori per ora. Sì, nasconde dei vasi vuoti, forse avevano in piano di prendere i fiori. Peraltro, non notate, non vi sembra strano che tipo tutti gli abitanti di sto villaggio... Per un qualche strano motivo siano morti. O comunque non ci sia nessuno. Io ipotizzo siano morti tutti. Proprio perché non c'è nessuno qui in questo villaggio, no? E quindi, caspita, sarebbe veramente strano se fosse il contrario, no? Perché non c'è nessuno. Ecco, stanno ridendo. Mi hanno sentito, mi sa. Sono stati loro. Sono stati i fiori, ragazzi, ne sono certo. Ok, sapete cosa facciamo adesso? Frega niente a me dei fiori, dell'allestire le cose. Qua mi sembra che ci sia... un posto strano. Io direi di andare ad esplorare. Ma prima, ragazzi, caspita, abbiamo bisogno di torce, perché almeno le torce abbiamo bisogno, e anche di legno. Quindi prendiamo immediatamente tutto prima che diventi troppo tardi, e allontaniamoci da questo villaggio il prima possibile. Non so se è una buona idea allontanarci oppure no, però facciamolo. Cioè, andiamo ad esplorare quantomeno, perché mi sembra che sia tutto troppo strano. Ecco, queste pecore, ora mi spiace signore pecore, mi dispiace molto, no, che stia pensando questa cosa di... Però abbiamo bisogno di uccidere degli animali per prendere soprattutto la lana, perché la lana ci servirà poi per fare ovviamente tutte le varie cose come il letto. Quindi adesso facciamo così, ci facciamo un piccone prima di tutto, così almeno andiamo a scavare sotto, quindi... Mi spiace che distruggo questo posto, non me ne frega niente. Non dovevamo nemmeno scavare qua in realtà, perché basta far così. Allora, abbiamo una pecora, quindi facciamo così, 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 ok.
Signora Pecora, mi dispiace che devo pensare di farla fuori. Ok, perfetto. Sono dei maiali. Ok, va bene. Ma non ci servono i maiali, servono le pecore. Peraltro, mi sa che sta diventando giorno, quindi. Buono così. Ora, so che sto scavando la crafting table col piccone. Ma chi è che fa questa cosa col piccone? Sono completamente impazzito. Andiamo verso questo posto. Perché avevano detto appunto di andare verso questo posto. Peraltro sta diventando giorno. Ragazzi, io ho visto qualcosa di strano qua. Ma forse mi è parso di vederlo sicuramente. Quindi lasciamo perdere. Perché mi sembrava di aver visto tipo qualche glitch sull'erba. Poi magari non è vero, anzi è probabile che non sia niente. Ok, sta sempre più diventando luminoso, il che mi piace molto. Però guardate, vedete, siamo su un'isola, mi pare. O forse una penisola. Però no, secondo me siamo su un'isola. Adesso cerchiamo di capire meglio se siamo su un'isola o una penisola. Cioè, cosa cambia, per chi non lo sapesse, praticamente l'isola è praticamente circondata dall'acqua completamente. La penisola invece ha un pezzo che è collegata comunque ad un altro pezzo. In poche parole. Un'altra pecora, la pecora la prendiamo perché di notte dobbiamo dormire. Così almeno facciamo passare il giorno. Ecco, prendiamo questo coso perché ci servirà assolutamente per andarcene via. Ok, perfetto. Allora, le opzioni sono alcune. Come per... Eccoci, stanno di nuovo ridendo i fiori. Mannaggia loro, basta per favore. Mi fanno paura ogni volta che ridono. Perché fanno così, ragazzi? Sono proprio impertinenti. Antipatici proprio, antipatici. Vabbè. Però qua, eccoci, siamo arrivati. Dalla parte opposta. Se siamo circondati dal mare, io mi spavento. Io urlo. A me frega niente. Eccoci, la pecora la prendiamo qua. Ok. Abbiamo preso 3 di lana, così almeno possiamo dormire. Ah, ragazzi, comunque, se io vedo che comunque non c'è niente in questo posto, io direi di prendere una barca e di andarcene. Eccoci qua. Abbiamo scoperto l'arcano. Abbiamo scoperto il mistero. Siamo circondati dall'acqua, quindi abbiamo scoperto che le persone che vivono nel villaggio dei fiori vivono su un'isola. E quindi ecco perché sono fuori morti tutti praticamente. Non avevano nemmeno l'opportunità di scapparsene via. Probabilmente, forse. Forse, per ora che ci penso, l'unico pazzo che vende i fiori sono io, tipo. A quanto mi sembra di aver capito. Quindi non è che tipo c'era qualcuno, magari qualche mago in questo villaggio che vendeva dei fiori, tipo, apposta, ma fiori maledetti, tipo. Forse sto di nuovo viaggiando con la fantasia, Però potrebbe anche essere. Tipo, ma perché ci sono dei maiali che camminano per le strade? Non ci sono, non so, dei villager o degli abitanti del posto, ma ci sono dei maiali invece. Poi ripeto, è l'unico villager... È quello vicino a casa mia, oh mio Dio, ragazzi. Mi sa che stiamo scoprendo sempre più cose, vedete? Più stiamo all'interno di questi mondi, più scopriamo cose. Funziona così. E comunque, vedete, qua non vendono fiori. Sono io che vendo i fiori in casa mia, quindi... Penso che io sto impersonificando tipo il cattivo in questo momento. Ma in realtà, o forse tipo sono stato maledetto dai fiori miei. Una cosa del genere, tipo la persona che vendeva i fiori... Era magari controllata dai fiori. Oh, no, 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 ragazzi, che chi è? Che cosa sta succedendo? Oh mio Dio, che effetto è questo? Effetto di buio, praticamente. Si chiama... come si chiama questo effetto? Non lo so, però non me lo dà praticamente qua. Il che è abbastanza strano, perché su Minecraft, quello che sono abituato io, continua a darmelo. Questo è un altro effetto, diverso da prima. Prima avevo tipo blindness. Questo c'ha un altro nome, ma è simile praticamente. E mi ha dato pure il danno. Adesso ho aperto la chat. Però mi ha dato danno prima. Oh mio Dio. Mi sa che stare in sto posto praticamente ti uccide sempre di più. Anche perché i fiori... ce l'hanno con te. Ma io ho appena notato che abbiamo i fiori nel furgone. Oh mio Dio, no, ti prego, non ti prego, non ti prego, basta, ti prego, no, non voglio, basta. Basta, fiori, è pieno statue di fiori, ma che cosa avete in mente? Dio mio, ma che cos'è? Non è bello. Prendiamo della pietra, magari riusciamo a difenderci dai fiori. Che poi è stupido da dire, perché dei fiori che cacchio vuoi che facciano? Però avete visto cosa ci fanno? Ci danno degli effetti. Perché il loro potere non è tanto quello di essere resistenti, no? Non è quello il loro potere.
Perché tanto io li posso rompere sti fiori e me li posso pure prendere e non li prendo. Però il loro potere è dare degli effetti proprio negativi alle persone, togliere la vita. Infatti persone ovviamente sono, quando si avvicinano, svengono, diciamo, svengono così, puff, finita. Com'è successo? Chi lo sa, com'è successo. Cioè, ho un'idea io per come sia successo, però facciamo che non lo dico. Spoiler, sono stati i fiori, ovviamente. Quindi, questo villaggio è un villaggio oscuro. Io non c'entrerei mai più, ma probabilmente c'entreremo di nuovo per capire come prosegue il mistero. Non so se a voi piace questa cosa dei fiori. C'entriamo sicuramente. E ci vediamo al prossimo mistero, amici miei, direi.